Manichini da disegno. Ne ho già parlato brevemente in passato in un video nel quale vi mostravo un paio di questi manichini della Bandai, ma oggi voglio superarmi. Ho personalmente trovato e recuperato tutti i manichini da disegno più famosi e più strani esistenti al mondo. Vengono da Europa, America, Cina e Giappone. Alcuni sono iperrealistici e prodotti insieme nei più minimi dettagli. Altri sono realizzati a mano e ce ne sono persino di stampabili gratuitamente a casa vostra, di cui potete trovare qua sotto il link in descrizione. Ci sarebbe da parlare per ore di manichini da disegno, quindi non aspettiamo oltre e andiamo direttamente al sotto. Manichino base più mano, questo lo conoscete tutti. L'uso dei manichini nell'arte risale al 1400, quando il pittore toscano Fra Bartolomeo li utilizzò per la prima volta come modelli per lo studio della figura umana nei suoi dipinti. Si trattava di fantocci dalle sembianze umane realizzati in legno snodato e collegato da incastri, e col tempo il manichino è diventato uno strumento comune negli studi degli artisti. Cari amici, che dire del manichino base? Innanzitutto è rigido come uno stoccafisso, è impossibile da mettere in posa. Forse è valido giusto come riferimento per le proporzioni ideali dell'essere umano, le classiche la testa deve essere un ottavo del corpo, ma ricordiamoci anche che i corpi umani sono tutti diversi. E penso anche che ormai la nostra sensibilità come società sia evoluta a tal punto da rendere più interessante disegnare dei corpi imperfetti piuttosto che il classico Adone, la statua greca. Che dire quindi del nostro manichino base? Che sia uno strumento comune negli studi degli artisti io non lo metto in dubbio, ma la sua valenza è precisamente quella di un soprammobile, che è anche il motivo per cui si trova nel mio. E non riserverò un trattamento migliore alla mano, che come soprammobile fa la sua porca figura, devo ammetterlo, ma come modello proprio mi fa veramente arrabbiare. La mia parte preferita del corpo sono proprio le mani. La mano ha un potere espressivo enorme. Puoi vedere solo quella e avere tutte le informazioni che ti servono su qualcuno. Peli, rughe, calli, ci sono indizi in ogni centimetro di pelle. Questa cosa dovrebbe comunicare? Che al massimo la puoi usare come portanelli. Un modo per usarla c'è, la puoi usare come riferimento per ombre e luci. E questo vale anche abbastanza per il manichino base. Entrambi possono fungere da spunto messi sotto una fonte di luce per vedere come le ombre e le luci vengono proiettate dai vari volumi. Ma la mano ha un'articolazione complessissima, può assumere tantissime pose diverse, ognuna con la sua eloquenza, e questo la rende estremamente difficile da ricostruire, soprattutto con il legno. Non puoi fare sta roba, non puoi! E quindi qual è la soluzione? Se solo ci fosse un modo per disegnare con una mano e usare l'altra come modello. Se volete avere un modello di una mano, usate la vostra, sta qui, attaccata al vostro corpo, è gratis. Con una disegnate, con l'altra posate. Ed ecco fatto che in pochi minuti avrete la posa che più preferite, studiata nei minimi dettagli con la massima cura, gratis. E ci potete fare pure le ombre e le luci. E dopo questa monografia dedicata alle mani, una breve parentesi su piedi e mani del manichino base. Guardate che belli. Una sintesi perfetta. Al manichino base, quindi, se dovessi dare una votazione, darei 2 su 5. Solo per la valenza storica e simbolica che ha. Per il resto... Passiamo al Bodycoon. Di Bandai SH Figuarts ne sono usciti vari. Bodycoon e Bodychan sono stati forse i più famosi, mi hanno dato anche spunto per fare un video qualche anno fa. Ho avuto modo di parlarne ampiamente, e se volete potete recuperarvi il video, ve lo metto nelle annotazioni. Ma volendo riassumere i momenti salienti, ho parlato dell'utilizzo dei manichini per realizzare fotografie che fungano da reference per i nostri disegni. Questi sono alcuni scatti che ho fatto proprio utilizzando il Bodycoon e Chan, due modelli che traggono grande ispirazione dagli anime giapponesi e da questi ricalcano anche le proporzioni, anche se rimangono comunque abbastanza fedeli a quelle di un corpo umano reale. Sicuramente sono manichini dotati di una flessibilità discreta e possono assumere un'ampia varietà di pose. A seconda dell'obiettivo scelto si può inoltre esasperare la prospettiva o al contrario appiattirla, cosa molto utile per studiarla ed emulare l'effetto proprio di alcune illustrazioni che avrete sicuramente visto, come quelle di Naruto. Oggi, siccome volevo mostrarvi qualcosa di diverso rispetto al video che avevo già fatto, vi mostro una variante dei due precedenti manichini che vi ho mostrato, che è il Bodycoon di Ken Tsujimori. Il prezzo di questo manichino è circa 50 euro. Se non aveste mai sentito parlare di Ken Tsujimori, vi steste chiedendo chi sia, si tratta del principale disegnatore dei Pokémon che ha dato tutta l'impronta stilistica alla prima generazione. A differenza dell'altra volta, ho pensato che non fosse necessario mostrarvi anche la Bodychan della stessa serie di Ken Tsujimori, perché stavolta le proporzioni sono veramente veramente simili. Cambiano gli accessori in dotazione, ma penso che nessuno si sentirà privato di qualcosa se non vi mostrerò quali sono gli accessori della controparte femminile. Vi basti sapere che il nostro Bodycoon è dotato di cappellino con visiera, zainetto, retino e canna da pesca, che lo rendono quindi un perfetto pigliamosche. Sulla canna da pesca però ho un appunto: ma che senso ha metterla nella confezione se non puoi neanche assumere la classica posa del pescare? Non si riesce a unire le mani qua, è impossibile. Come peschi, con una mano o tipo così? Così.
mulinello e si pesca. Raga, non avete mai pescato? Riguardo la varietà di pose che può assumere il personaggio, sono sicuramente di meno rispetto ai suoi corrispettivi più cresciuti. E non c'è dubbio che le proporzioni non possano essere tenute in considerazione come veritiere, neanche se il nostro scopo è quello di disegnare dei bambini di 10 anni. Però questo modellino si presta ad assumere una quantità di pose che, se le guardi, dici: sono proprio da anime, sono proprio giuste, è un anime. Quello è il suo scopo, quindi in questo senso il suo lavoro lo fa. Nella confezione è inclusa anche una scatoletta trasparente che poi si potrà usare per contenere vari accessori e funge anche da stativo con braccetto per reggere il personaggio in eventuali pose aeree. Ah, dimenticavo, nella confezione c'è anche un set di mani intercambiabili e mi piacciono moltissimo i modelli. Le mani sono delicate, le dita affusolate, allo stesso tempo sono veritiere, quindi per quanto piccolo il modello devo dire che i pezzi sono tutti quanti di buona fattura. Questo è forse uno dei prodotti più a buon mercato tra quelli che vi mostrerò e l'uso è abbastanza limitato per disegnare, quindi io lo consiglierei soltanto a chi piace sia il disegno che anche è un po' un appassionato del genere Pokémon, action figure in generale. Per questo io nella mia personale classifica metterei 3 su 5. Ma adesso io mi preparo per il momento più duro di questo video, SFTB 3. Questo altro non è che lo Special Full Action Body Type 3, abbreviato SFTB 3. Che dire di questo manichino? Prodotto in Giappone, ha circa 80 articolazioni mobili nell'intero corpo, è in grado di assumere fino a 240 pose, è realizzato per allungare e torcere torace, ventre e vita. Questo manichino è sul mercato da diversi anni e solo di recente è stato implementato con la versione SFTB 4, ma io ho deciso comunque di procedere con il SFTB 3 perché il prezzo di vendita è $298 contro i 423 di quello nuovo. E il manichino di per sé è unico nel suo genere, proprio per via di questa estetica aliena e corazzata. Anche solo l'idea di poterci mettere le mani per questo video è stato il coronamento di anni di curiosità che avevo a riguardo. Purtroppo, però, io volevo andare a risparmio e anziché comprarmelo originale dal Giappone, me lo sono comprato usato da un tizio, tale Yamanaka, che me l'ha venduto su eBay a $90 di meno. Quando mi è arrivato, aveva una bolla con 90 euro di dogana da pagare, quindi non solo non ci ho risparmiato niente, ma io avevo anche chiesto: oh Yamanaka, mi raccomando, non mi fregare, sto manichino funziona? Io lo posso mettere in posa? Sì, sì, tutto bene, ci sono due pezzettini staccati proprio in croce, ma lo potrai usare per mettere in posa quanto vuoi. Già una volta aperto mi sono resa conto di quanto fosse vecchio quel manichino, probabilmente c'aveva 10 anni, non lo so. Appena ho iniziato a girarlo, muoverlo, ruotare, ha iniziato a sbriciolarmisi tra le mani. La plastica dopo anni tende a diventare fragile, quindi non è un'iperbole, si è polverizzato. Quindi mi dispiace, ma purtroppo non potrò fare molte considerazioni sulla posabilità di questo manichino. In generale il suo aspetto mi affascina e mi inquieta allo stesso tempo, però non mi ha mai convinta del tutto. Guardate questi occhi, fanno paura. Io non lo so neanche quanti siano i pezzi che compongono il suo corpo, non so se ci sono più pezzi di plastica qui o ossa nel corpo umano, ma guardarla così mi ha sempre fatto chiedere: ma era necessario tutto ciò? Ho veramente bisogno di 6 pezzi per fare trapezio, clavicola, scapola? Questo armadillo che si trova qua al posto degli addominali mi serve? Oppure la mia fantasia potrebbe funzionare correttamente? Io potrei essere in grado di disegnare una figura umana senza bisogno di questo? Se non altro abbiamo capito qual è il risvolto negativo dell'avere tutti questi micropezzi, che tra 10 anni farebbe la stessa fine che ha fatto nelle mie mani. Tutta sta roba è piccola, fragile e si rompe. Al di là dell'esperienza spiacevole che ho avuto, penso che un 3,5 su 5 non glielo possa togliere nessuno, perché è veramente un manichino unico, su questo non c'è dubbio. Per il prezzo e per il bias che ho per aver vissuto tutta questa esperienza super negativa, non penso di poter salire più di così. Questo è bello. Lucky 13, creato da Zusafon dopo aver pubblicato su Reddit tutti i vari processi della realizzazione. Lucky 13 è una figure completamente stampabile in 3D gratuitamente e in autonomia, distribuita appunto gratis su printable.com. Ce ne sono varie versioni e il modellino è progettato ottimamente, altamente posizionabile, agganciabile, modulare, personalizzabile e snodabile, con tanto di stativo e accessori. Non lo so, sembra un magazziniere di Amazon che ha appena trovato dentro un pacco una spada e adesso se la crede fortissimo. Sono partita veramente con entusiasmo a stampare questo manichino e non vedevo l'ora di provarlo, se non fosse che purtroppo il processo di montaggio è stato un po' macchinoso. In realtà Zusafon ha preparato il classico PDF di montaggio un po' in stile IKEA, con le indicazioni su cosa fare. Questo ha agevolato perché senza il PDF non avrei avuto alcuna idea su come fare, ma alcune parti andavano montate con, cito, un po' di forza e altre alla minima pressione esplodevano completamente. Solo che tutte le volte che osavo applicare un po' di pressione era un terno all'otto se quel pezzo si sarebbe incastrato oppure spaccato. Quindi mi sono ritrovata dopo 40 minuti di frustrazione ben esplicata dalle mie espressioni in questo video a farmi aiutare da un po' di carta vetrata per smussare alcuni perni e riuscire quindi finalmente a incastrare quello che ancora non si era rotto. Il mio manichino alla fine dell'ora era riuscito
riuscito comunque a nascere senza però l'ausilio di un braccio ed una gamba. Poi in seguito ho preso tutti i pezzi che si erano rotti, la prima volta li ho ristampati ma tipo in 40.000 copie per la paura che poi mi si sarebbero nuovamente rotti di nuovo nel successivo tentativo di assemblaggio, quindi con un altro po' di tentativi, tantissima carta vetrata e un po' di pazienza sono finalmente diventata Mastro Geppetto e il mio Pinocchio ha avuto indietro gli arti mancanti. Alla luce delle difficoltà incontrate però cosa ne penso? È un progetto bellissimo, ci sono sicuramente modi per non incorrere nei miei stessi problemi. Il primo è stampare in manichino più grande, perché sicuramente più è grande meno il margine di errore della macchina può influire sull'incastro delle articolazioni. Munitevi da subito di un po' di carta vetrata, perché è bene farci pace, se una cosa non si incastra non si incastrerà. E sicuramente una volta capito come montare il primo, poi tutti gli altri vanno che è una meraviglia. E infatti Zusafon ha pensato anche a questo. Sentite, se volete diventare dei venditori ufficiali di questi manichini, cioè li stampate, li assemblate e li vendete, potete farlo. Basta che comprate una licenza che costa $15 al mese. Fighissimo. Il progetto in sé è bellissimo. Mi piace moltissimo il design del personaggio, sembra un piccolo androide proprio per via di questa sua forma cubettosa, e anche le mani non sono da meno. Sono intercambiabili, personalmente le adoro e penso che siano tra le più belle presenti in questo video. Sono il perfetto connubio tra questa stilizzazione e il realismo. È per questo che mi piacciono così tanto. La posabilità del manichino è considerevole e poi qualunque cosa si rompa potete ristamparla. Quindi per tutti questi motivi e anche per il fatto che comunque è la figure più economica presente in questo video, a patto di avere una stampante 3D o comunque di conoscere qualcuno che ne abbia una, per me questa sono 4 stelle, meritatissime. Qui ragazzi parte il momento in cui dovrò censurare questo video. Prodotti dall'azienda Pichen o Fichen o non lo so, che è specializzata nella produzione di manichini in scala 1 a 6 di un realismo veramente esemplare, i Super Flexible Seamless Body sono manichini che rappresentano corpi nudi maschili e femminili. Si vesta signorina, la prego, non è il caso. Quindi dicevo, questi due manichini li ho presi in prestito da Rick, che ci ha fatto su un video qualche anno fa, che se volete potete anche in questo caso recuperarvi. Ce ne sono sia di maschili che femminili, di diverse fisicità, proporzioni e taglie. Il livello di cura e dettaglio di questi manichini è elevatissimo e non per niente il prezzo parte da circa 100 euro e arriva finanche, come direbbe Cannarsi, sopra ai 250 euro, a seconda del modello. Questi in particolare sono senza testa perché viene venduta separatamente e costa quasi quanto tutto il corpo, quindi non ne sarebbe valsa la pena, credo. Che dire, sono oggetti sicuramente interessanti, avranno anche una loro valenza per lo studio di luci e ombre sul corpo umano, anche un po' per lo studio di muscolature e volumi, ma non lo so, non li considererei proprio come dei veri e propri manichini da disegno. Sembrano sinceramente più adatti per chi ha un fetish per questo genere di cose. La gamma di pose che possono raggiungere è comunque molto limitata, in tanti casi non risultano neanche proprio naturali. Guardate il braccio, no? Si vede che è un pochino ingessato. Però lo scheletro in metallo e la copertura in silicone fanno in modo che, ad esempio nel caso del sedere, molte pose abbiano davvero una risposta realistica in termini di spostamento dei volumi del corpo. Quanto agli accessori presenti nella confezione, cambiano in base al sesso del manichino. Nel caso del manichino femminile abbiamo, oltre alle mani, anche dei piedi in pose un po' più eleganti. Nel caso invece del manichino maschio abbiamo, oltre alle mani che hanno delle pose davvero realistiche, sono anche molto belle, 3 piccoli organi genitali molto realistici in 3 differenti stadi di evoluzione, che normalmente suscitano l'ilarità di tutti i presenti, me compresa, ma che allo stesso tempo mi fanno dire: ma perché? Ah giusto, il maschio ha anche delle mutandine che però non sono molto elastiche e sono un parto da fargli indossare, perché sul silicone non scorrono, quindi io non lo farò perché mi voglio ancora un po' di bene. Quindi carini, non li consiglio troppo per il disegno, sono più da collezionismo, quindi il mio voto, visto che oggi parliamo di manichini da disegno, non può andare oltre 3 su 5, dai. Ma pazientate perché ora arrivano le chicche. Nel 2012 Armature 9 ha fatto la storia diventando il primo prodotto stampato in 3D prodotto in serie al mondo. A oggi ci sono migliaia di unità che circolano a livello globale in oltre 60 paesi. Paul Siegel è il suo inventore. E non fatevi ingannare dal suo aspetto davvero poco umano, perché in un manichino di questo tipo le uniche cose che contano sono le proporzioni e la posabilità. Il bipede Armature 9 è perfettamente in grado di assumere qualunque posa farebbe un essere umano e persino di più, anche grazie a queste due ingegnose trovate per l'articolazione dell'anca e delle spalle. Ammettere che una sola articolazione di questo intero corpo mi ha lasciato un po' perplessa, ed è quella della caviglia. Di questa sto facendo un po' fatica a capire il senso, perché normalmente non dovrebbe stare così in alto la caviglia. Anche la posa sembra un po' innaturale, sembra più una zampa di un animale. Non sono riuscita a trovare veramente un motivo dietro questa cosa, ma ho il dubbio che ci debba essere, sono solo io che non lo colgo. Anche se è realizzato in 3D, il manichino arriva già assemblato e come noterete riporta tutte le striature tipiche della stampa 3D, ma siamo su un livello completamente diverso rispetto a quello che potrei fare io a casa mia a tenerlo
in mano sembra quasi fatto di legno. Sembra molto solido, molto resistente. Sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi sono presenti dei magneti. Sono presenti dei magneti che assieme allo stand possono essere sfruttati per realizzare delle pose un po' più precarie. Non è possibile però fare pose troppo sbilanciate perché il peso del manichino sulla giuntura lo porta inevitabilmente a flettersi e a uccidere anche il suo compare. Però per questo si può utilizzare il braccio snodabile che si inserisce nella filigrana qui dietro la schiena e voilà, adesso può fare qualsiasi cosa. Eventuali altri accessori sono disponibili sul sito del produttore. Prima vi ricorderete che ho parlato di bipedi. Questo perché sul sito di Armature 9 c'è tutta una varietà di creature, quadrupedi, draghi, ragni, digitigradi e creature alate. È possibile persino creare il proprio scheletro personalizzato e acquistarne singolarmente i pezzi. Il manichino che ho io costa 140 euro e forse il prezzo è veramente l'unica nota dolente di questo progetto. C'è da considerare che si tratta veramente di un prodotto artigianale. Questo manichino è assemblato in casa da padre e figlio. Se andate a esplorare i video che si trovano sul loro canale YouTube vi renderete conto che non si tratta di un processo meccanico e automatico, quindi riconosco il valore di un prodotto come questo. Mi ha colpito moltissimo il livello di dettaglio delle mani, perché sono 5 dita tutte mobili. E anziché fare come altri set di mani intercambiabili, è stato progettato questo sistema di tutto rispetto, devo dire. Cioè, se guardate ad esempio l'articolazione del pollice, è veramente più che dignitosa. Certo, ci sono tutte le limitazioni del caso, perché le mani sono davvero difficili da riprodurre, soprattutto in scala così piccola. Insomma, questo manichino è un progetto ambizioso e veramente ben riuscito, secondo me. Disponibile in tante taglie diverse, infatti io ne ho un'altra qua. Ecco, questa è una versione un po' più piccolina, ad esempio, che è sicuramente carina, però secondo me non c'è proprio storia con la versione grande. Come ho già menzionato prima, la taglia, quando si parla di stampa 3D, fa davvero tanto la differenza, e quindi questo piccolino ha un prezzo sicuramente più contenuto, però non rende veramente giustizia al lavoro incredibile che secondo me Paul Siegel ha fatto su questo modello più grande. Quindi sommato tutto, questo manichino è un 4,5 su 5, pienissimo, molto molto bello. E adesso finalmente, erano qui sin dall'inizio ma è il loro turno, Sticky Bones. Sticky Bones è nato per mano di Eric Baker, animatore cinematografico che ha progettato, prototipato e infine ingegnerizzato il sistema di giunzione Sticky Bones. A lui si è poi unita Lauren Becker, anche lei professionista del settore nonché sua moglie, e assieme hanno lanciato la loro attività. Lo scopo era dare ad artisti e animatori la figure dei loro sogni, un manichino che avrebbero voluto esistesse ma non esisteva ancora, e quindi l'hanno creato. E non solo, l'hanno anche animato in questo corto di incredibile sapienza che riconferma nuovamente che siano entrambi dei professionisti del settore dell'animazione. Il loro stabilimento di produzione è in California, lasciate che vi dica che Sticky Bones è veramente un piccolo gioiellino. Riguardo alla figure, il prezzo è abbastanza contenuto, si parla di circa 100 dollari per la figure, la base magnetica e anche il braccio snodabile per pose aeree che è magnetico anch'esso, quindi si usa insieme alla base. Immagino che per essere riusciti a dare tutto questo per questa cifra, devo ammettere mi sembra abbastanza contenuta per essere una sorta di autoproduzione, credo che siano riusciti ad abbattere i costi con la stampa a iniezione, infatti si vede appunto su gran parte del corpo i segni di giuntura del calco. La figure arriva disassemblata ma si monta veramente in 5 minuti senza bisogno di indicazioni particolari. E non vi nego che avendola montata subito dopo la Key 13 avevo un po' di paura, ma fortunatamente è andato tutto bene. Ho potuto subito apprezzare infatti la solidità di queste giunture, che sono abbastanza morbide da uscire senza troppa difficoltà ma anche da tornare al loro posto, e tutto questo senza compromettere la snodabilità del manichino o la sua posabilità. E comunque queste giunture, anche se vengono sovraccaricate con pose completamente al di fuori di sé, non cedono, sono resistenti. Mani e piedi infatti anche stavolta sono dotati di calamite. In questo caso però la potenza è tale che in rapporto al peso i manichini riescono a mettersi in posa anche sulle mani, anche su una sola, senza alcun problema. E se i manichini sono due, questo si può sfruttare per creare tutta una serie di pose che li vede in combo. Una nota a margine che mi sento di fare è che le proporzioni di mani e piedi siano molto caricaturali. Basti pensare che le mani abbiano solo 4 dita, sia le mani che i piedi sono molto grandi, cosa che va a discapito dell'accuratezza ma a favore della simpatia di un manichino che, più che un umano, sembra un androide. Le falangi hanno un sistema tutto loro di funzionare, sono solo due per dito, quella del pollice è anche diversa, ha una sorta di rigonfiamento, e queste sono le uniche mani che sono in grado di emulare anche l'apertura laterale delle dita e non solo la loro chiusura. Separatamente però ho visto sul loro sito che è possibile anche acquistare delle mani già in posa sostitutive che si possono attaccare al posto di queste. Ah, una cosa importante è che Sticky Bones ha la garanzia a vita su qualunque pezzo, capito SFTB3? A vita! Cosa che è molto apprezzabile perché denota una certa sicurezza sulla buona fattura del proprio lavoro, che mi piace.
Questo credo sia senza dubbio il manichino più snodabile e accartocciabile di tutti. È letteralmente una palla e naturalmente questa qualità va a discapito del fotorealismo, ma posso dirvi che per la facilità di utilizzo, per il fatto che non si rompe, per il fatto che è carino, che è solido, resistente, posso dirvi che è l'unico manichino con il quale anche gli altri ragazzi dello studio si sono divertiti a giocherellare e a passare un po' il tempo. Quindi, stando alla mia personalissima classifica, insieme ad Armature 9, Sticky Bones è uno dei manichini che mi ha colpito di più. E proprio per quello che vi ho raccontato, secondo me questo si merita un 5 pieno. Mi piace proprio. Quindi, ragazzuoli, che dire, grazie mille per aver visto questo video. Spero che sia stato un bel compendio dedicato a tutti i manichini da disegno disponibili sul mercato. Ce ne saranno sicuramente altri che mi sono sfuggiti, ma intanto spero di avervi fatto una bella panoramica. E se volete maggiori informazioni, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video. Vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.